E bentornati sul canale. Oggi siamo qui per il wrap up del mese di luglio, un mese in cui non ho letto tantissimo, anzi veramente poco, ma va bene uguale perché comunque sono molto impegnata a lavoro e quindi la cosa va a influenzare le letture. Ma non importa perché l'importante è leggere cose belle. Allora, inizierei con dire una cosa, cioè il mese scorso mi sono dimenticata di parlarvi dell'audiolibro che ho ascoltato di Ragione e Sentimento di Jane Austen, interpretato da Paola Cortellesi, che ve la consiglio se vi piacciono gli audiolibri, lei è veramente bravissima. Se ne trovate qualcuno doppiato da lei, letto da lei, è veramente fantastica, prendetelo a scatola chiusa. Io ho fatto con Ragione e Sentimento perché avevo in precedenza ascoltato quello di Orgoglio e Pregiudizio, sempre interpretato da lei. E comunque la storia non mi era piaciuta. Ho voluto dare una seconda possibilità con Ragione e Sentimento. E no, per me lo stile, non lo stile, perché in realtà apprezzo della Austen il fatto che dietro una storia d'amore in realtà ci siano delle critiche alla società dell'epoca. Quella è una cosa che apprezzo, però di base proprio la trama della storia non mi piace. Non è quello che cerco. E bene o male, da cosa ho visto, sono più o meno simili a grandi linee le storie sue. È stata l'ultima possibilità che ho dato a un libro di Jane Austen, non mi è piaciuta, va bene così. Ci sono mille, mille altri libri e altri autori da leggere. Passando alle letture che ho effettivamente fatto a luglio, le lettere per questo mese erano la M e la N. Per la lettera M ho scelto Non si deve morire due volte di Francisco González Ledesma. Sicuramente l'ho detto male, ma io lo spagnolo non lo conosco e quindi mi sento giustificata, che non è vero, però dettagli. Allora, questo è un noir che mi ha incuriosito per la trama, perché infatti noi abbiamo inizialmente tre storie diverse, ovvero una giovane sposa che mentre va all'altare per sposare il suo promesso gli spara uccidendolo, un uomo uscito di galera per aver assassinato lo stupratore di sua moglie, che si ritrova in libertà e viene ingaggiato come assassino, e una bellissima bambina down che viene sfruttata come prostituta da una vecchia maîtresse in una zona isolata. Queste tre storie, che apparentemente non hanno niente in comune, né i personaggi hanno niente in comune, andranno a intrecciarsi nel corso del libro, andando a creare un'unica storia. Il nostro protagonista è l'ispettore Mendez, un personaggio fantastico, mi è piaciuto tantissimo, che in qualche modo rimarrà coinvolto in tutti e tre i casi fino a che non diventerà alla fine in qualche modo un'unica storia. È una storia che mi è piaciuta molto, pur essendo un noir, che è un genere che io non ho bazzicato particolarmente, di solito sono più da giallo, però mi è piaciuta molto, mi è piaciuta anche pur essendo una storia così cruda in molti punti, ingiusta con i personaggi in tantissimi punti. Però anche quasi reale. Comunque sono cose che possono succedere alle persone nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi città. Qui siamo a Barcellona, ma sappiamo benissimo che le ingiustizie possono capitare in qualsiasi luogo del mondo, in qualsiasi momento, a chiunque. Non vi posso dire di più sugli eventi del libro perché altrimenti sarebbe in automatico spoiler. Ed è un peccato perché questo libro mi piace tantissimo come va a intrecciarsi. Il protagonista mi è piaciuto tantissimo, questo vecchio ispettore che è disilluso dalla vita, ma ancora crede nella bellezza che può portarti la vita. È innamorato delle stradine più misere di Barcellona, di questa Barcellona che vediamo principalmente nei suoi aspetti più vissuti, cupi, pieni di ombre. Diciamo che mi è piaciuto anche il fatto di leggere di questo tipo, di questo aspetto di Barcellona rispetto alla Barcellona che ho imparato ad amare attraverso i libri di Zafón. Consigliato, se vi piacciono i noir potrebbe essere una buona lettura. L'unica cosa, questo libro qua, io l'ho preso così appunto a scatola chiusa e quindi non sapevo che c'erano dei libri precedenti.
Io sono riuscita a seguirlo comunque tranquillamente e mi sono comunque affezionata tantissimo al personaggio dell'ispettore Mendez. Altro libro che invece ho letto è stato Pomodori Verdi Fritta e Caffè di Whistle Stop di Fanny Flagg. Questo libro io l'ho letto per la challenge di lettura di Book Brothers e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. È un libro di cui prima ho visto il film, che è successo con diversi libri, devo ammettere. E che però mi è piaciuto molto molto di più che non il film. In realtà mi piacciono tutti e due in maniere diverse, però effettivamente il libro ha qualcosa di più. Noi seguiamo le vite di quattro donne, due sono Evelyn e la signora Threadgood, che si incontrano in una casa di riposo negli anni Ottanta. Le altre due invece sono Ige e Ruth, che gestiscono insieme il caffè di Whistle Stop, negli anni 30. Noi seguiremo attraverso i racconti della signora Threadgood, che parla della sua giovinezza, appunto a Whistle Stop, questa cittadina ferroviaria, vedremo le vite di Ige e Ruth e di tutte le persone di Whistle Stop. In più vedremo anche come Evelyn rivoluzionerà la propria vita dopo averla incontrata. Ve ne ho parlato meglio nel video apposito che vi lascio qua sopra in descrizione. È un libro che mi è piaciuto tantissimo, mi ha commossa, mi ha intenerita, è veramente carinissimo ed è super consigliato. Fanny Flagg mi piace come scrive, visto il genere di cui scrive, le ho anche perdonato alcuni dubbi che mi ha fatto sorgere, però è veramente consigliatissimo ed è una storia carinissima. Come seconda lettera del mese c'era la lettera N e io quindi ho scelto Le Nere Ali del Tempo di Diane Setterfield. Questo libro qua l'avevo visto, penso, in un supermercato o qualche bancarella. E mi aveva incuriosito dalla trama. L'autrice è molto più conosciuta per La tredicesima storia, che però io non ho letto. E dopo aver letto questo, non penso che vorrò recuperare altro di suo. La storia ci parla di Will Bellman, un inizialmente ragazzino di 10 anni, che mentre sta giocando in campagna con i suoi amici, vede un corvo su un ramo di un albero molto molto lontano e facendo lo sbruffone dice che riuscirà a colpirlo con una fionda. Lancia questo sasso con questa fionda, becca l'uccello, non si sa come, perché è come dire che, non so, voi siete da una parte all'altra di una piazza lunghissima e riuscite lo stesso a beccare il piccione che sta sul tetto. Cioè, in qualche maniera assurda, lui riesce a colpire questo corvo che cade a terra morto. Il nostro protagonista non lo so, ma da quel momento l'aver ucciso quel corvo influenzerà la sua vita. Questo era quello che mi aveva incuriosito dalla trama. Il problema è che questo libro non è mai partito. Per me è stata veramente una noia mortale leggerlo. Ho voluto insistere fino alla fine perché dicevo, dai, cacchio, però adesso parte, qualcosa succede. Sono arrivata alla fine che boh. La mia recensione è stata proprio boh. Ma che cosa ho letto? Cioè, per me il problema. Cioè, noi seguiamo tutta la vita di questo protagonista. E per me è come se non fosse mai successo niente. La noia più totale. Peccato perché dalla trama sembrava veramente carino e invece mi ha deluso tantissimo. Poi passiamo ai fumetti. Allora, ho finito di leggere la serie di The Devil Last Soul di Kaori Yuki. Infatti ho letto il numero 5 e il numero 6. Finita questa serie, che come al solito mi ha lasciato l'amaro in bocca al finale. Allora, il problema con questa serie è stato, allora, a parte il finale aperto, che vabbè, però me lo aspettavo. Il problema è stato che nel momento in cui l'autrice deve tirare tutti i fili per ricongiungere tutti gli indizi che ha lasciato in giro per i precedenti volumi, si perde. Ci sono spiegazioni che sono abbastanza campate per aria, vengono introdotti delle storie che boh, in pratica non mi è piaciuto come è finito. Di base comunque una storia carina, però sicuramente non ve la consiglierei come storia da cui partire per leggere Kaori Yuki. Devo dire che mi è piaciuto un sacco perché aveva degli ottimi presupposti per come iniziava, ma si è andata perdendo. Poi ho letto il volume speciale di Assassination Classroom, ovvero l'Official Illustration Fanbook di Yusei Matsui. Questo qui è un volume speciale, praticamente l'artbook di Assassination Classroom. Qua infatti all'inizio ci sono delle tavole a colori. E
E poi si continua vedendo le varie schede tecniche dei personaggi e del futuro che avranno. L'ho trovata una lettura molto molto carina, sicuramente per chi ha amato la storia e i personaggi è un volume che non si può non avere. Rispetto all'altro che sto leggendo, tra l'altro i caratteri non sono nemmeno troppo piccoli. Con l'altro che sto leggendo invece abbiamo il problema che la Panini ha risparmiato sulla grandezza dei caratteri, quindi o vi fornite come me di una lente di ingrandimento o perdete l'idiotria. Poi ho letto il volume di Daimones, che qui dovrebbe essere tipo il volume 0, che è praticamente un prequel della storia di Daimones. Nello specifico qua vediamo gli iniziali tentativi di Julia di creare i Daimones attraverso gli esseri umani, i primi tentativi, i fallimenti e poi finalmente la riuscita. Carinissimo, imperdibile per chi ama la storia, ovviamente lo stile è molto diverso da quello attuale delle autrici. Questa è. Comunque sono anche passati tantissimi anni e questo qui è del 2005 se non sbaglio. Questo qui è del 2005 e adesso siamo nel 2018, quindi le autrici hanno avuto tantissimo tempo per migliorare lo stile. È comunque una storia che mi piace, è bello da sapere, da avere per collezionismo e se si vuole comunque approfondire la storia. Ultimo ma non ultimo, ho letto l'artbook di Lopoutine Soul. Molto molto carino. Allora, Lopoutine io l'ho conosciuta per il fumetto Cotton Tales, di cui spero esca presto il secondo volume perché è veramente carinissimo. E visto che era uscito un nuovo artbook, non me lo sono voluta far scappare. E devo dire che mi è piaciuto molto. Allora, il filo conduttore è la musica. Nello specifico si parte attraverso la chiave di Sol. L'artbook è gestito come se fosse una canzone scritta quasi, difatti tutte le immagini hanno, adesso non so se si vedrà, la particolarità che hanno sotto in, non in sì, quasi in trasparenza il pentagramma che fa da sfondo a tutte le immagini. E tutto quello che viene illustrato è comunque praticamente una canzone, un pezzo scritto per una grande orchestra, io me lo immagino così. E poi, sotto alcune illustrazioni ci sono delle piccole scritte che ci aiutano a comprendere la storia. È bellissimo, mi piacciono un sacco le immagini, è molto sensuale in alcuni tratti. In alcune immagini sono veramente sensuali, mi piace davvero tantissimo. Bello, bello, bello. Mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di recuperare altre opere dell'autrice perché merita davvero un sacco, il suo tratto mi piace tantissimo. E questo era tutto, io spero di avervi tenuto compagnia, mi spiace se è stato un video breve, ma come avete visto non c'era tante cose che ho letto, però va bene così perché l'importante è che io sia riuscita a leggere qualcosa. Io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!